Ciao alla gente di gabbie e benvenuti su Concrete Tremor. Maronne, è uno di quei giochi proprio indie, quelli proprio rov cattivi, di quelli che ci lasceranno un insegnamento. Io sto morendo di fame. Oh cavolo, che devo fare? Devo trovare il cibo? Qualche arancia, arancino, scarafaggi, mi sa qua, solo questo. Che schifo! Praticamente una macchina, la mia al sub C001, mi ha dato un piattino di cacchina. Salve ragazzi, come state? Posso sedermi con voi? Cosa vedi dalla tua stanza? Cosa? Che cosa vedi? Io tutto ciò che vedo è un muro. Lo sai che qualcuno è riuscito ad entrare sul tetto? Davvero? Sì. Quindi dove siamo? Non lo so. Non sappiamo dove siamo? Ma dove... non posso saperlo. Dovrei controllare il tetto. Non ho mai visto un orologio più storto di questo. Aiuto. Magari se lo giro abbastanza torniamo indietro nel tempo. Ma che cos'è? Ragazzi, avete veramente mangiato quella sbobba? Coraggiosi, coraggiosi. Ragazzi, io me ne vado. Non voglio più stare in questa stanza e mangiare melma di capra. No, io mi muovo. Si può andare di sotto? No, possiamo solo salire. Guardate che finestre corte. Ma è uno di quegli appartamenti in blocchi dei regimi di Stalin, questi. Proprio la depressione. Cioè, ma come fa a non salirti il suicidio ad abitare qui? Finestre piccole, tavolini, persone che non sanno neanche perché sono qui. È veramente deprimente. Ma sono arrivato al tetto e... ma che cavolo! Ma siamo chiusi! In una sottospecie di muro Maria! La mia vita è una bugia! Oh, c'è un elicottero. Ma è il governo, ci sta proteggendo o tenendo in cattività. 2 giocatori sul tetto. Posso aprire il fuoco? Negativo. E se dovessero scappare non sarebbe giusto. Con quel muro moriranno comunque. Cosa vuol dire? Oh, 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 oh. Ok, sul tetto c'è anche un telefono. Ho paura, ma vediamo cosa succede. Io voglio la mia libertà. Le regole sono semplici. 25 edifici, 5 colpi al turno. Se ne sbagliate 5 riceverete una chiamata. Ho capito. Dobbiamo distruggere tutti gli edifici dell'altro. Scusate, è stato un po' veloce. Oh mamma, ma che cos'è? Ma questa è battaglia navale. Ma con degli edifici. E in questi edifici c'erano persone. Potrei farne tipo 5 in un colpo. Per 1, per 2, per 3, per 4. Ok ragazzi, io ci provo. Allora, questa è una mappa dei possibili punti dove sono... questi sono i miei edifici? Non mi ricordo come funzionava battaglia navale. Credo che siano i miei. Oh mamma. Quindi io non devo beccare i miei. Proviamo 1B. Cosa succede? Ok, è apparso un numeretto. Ho sbagliato. Non so, proviamo anche... un altro numero. Forse questi sono quelli del nemico, però non lo so. Proviamo a colpire 9 A, B, C, D, E. 9 E. Cosa succede? No, sbagliato. F, H, I, J. Ok, sentite, proviamo a fare un 10. Qua c'è un punto vuoto. A, B, C, D, E, F, G. 10G. Vediamo se succede qualcosa. Ma non posso neanche fare un 10G. Ah no, c'è. E invece un 10A. Sì. Poi un 5F. Sì. Un 3H. Sì. Un 2J. Ok, ho fatto sicuramente qualcosa. Oh, ne ho presi qualcuno. Quelli erano i suoi. 2 gliene ho fatti fuori. Sento le esplosioni, ma sono dietro di me. Vuol dire che il suo campo di battaglia è alle mie spalle. Anche lui sta facendo qualcosa. giù. Oh, ma mi ha distrutto 4 palazzi. Io solo 2. No, 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 no. E ora siamo a 20 totali. No, 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 no. Devo essere quello che finisce. Ma c'erano persone in quei palazzi. C'erano famiglie. Ne abbiamo uccise. Proviamo 8J. Dobbiamo un po' andare a casaccio, perché io non capisco questo gioco di battaglia navale. Ma devo colpire. Quindi in linea di massima sul 4 c'è qualcosa. Quindi andando a tentoni dovrei farcela. Anche sull'8 vedo che ce ne sono 4. Quindi proverei una cosa del genere. Anche sul 9 giustamente è pieno, non si può missare. Sono talmente tanti che io proverei ad andare molto sul 9. 9 continuiamo e 9G 9C. Sì. Ok, sul 9 abbiamo fatto. Olla, ne ho beccati 2. Ottimo. Li hanno fatti fuori. Li hanno fatti fuori 2. Anche 3. Adesso però lui è bravissimo. Oh melma. Mi distruggerà tutto. Quanti palazzi mi fa? Nessuno. Sì. Aspetta. Il telefono. Il telefono. Bene. Salve. Ai. Come? Cosa vuol dire? Mi fa parlare con uno delle persone che abitavano il palazzo. Sal. No, che infamata! No! 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 Ci siamo fatti dire l'edificio. No. H4. Che cattiveria. Potrei sbagliare, potrei... Ormai l'ho messo. H4, addio. Posso riprendere le mie informazioni così. Oh no. Era uno di questi poveri edifici. Sul 10 ce ne sono tantissimi. Non posso sbagliare. Cioè io ne vedo tanti sul 10, quindi prima o poi... O forse i 10 sono tutti miei, però ne manca uno, vedi? Uno di questi numeri lo becco. Sì! L'unico qua, vedete, questi sono quelli che non posso colpire. Devo trovare le caselle vuote. Quindi 8C. Sì. 8D. Ce ne sono parecchi. 8E. Sì! Ma ti spacco tutto, ho capito? Bene, bene. Un po' gliene faccio fuori. Poverino. No. Gli ho distrutto un palazzo. Io però sono qua sopra il mio. Re del mondo. Che trascendo. Non potete farmi del male. Quanti me ne fai fuori? Oh mamma. Una riga completa. No. Oh signore. Oh signore. Ma qua la perdo. Cosa succede se perdo? Cadrò. Moriremo tutti. Ok, devo sbrigarmi. Allora. Sul 6 ce ne sono parecchi di posti. Quindi direi di fare un 6A, un 6B, un 6D, un 6F. Proviamo un po' un 7H, un 5G. Ok, dai, ne ho fatti parecchi. Sì, 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 sì. Ne ho fatti parecchi. Ora vedrò il mondo bruciare. Vediamo, tipo 14, 16, 16 edifici gli mancano. E io quanti ne ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tipo 12. Lui è messo meglio. Sì, però sei un infame. No, io qua ci perdo. E se perdo? Me ne sono rimasti pochi. Però meno ne ho, più fatica a fare a trovarli, no? Il problema è che lui ha la mappa e vede i punti già distrutti. Oh, melma. 5A, perfetto. 5C. Ok. Proviamo un 9. Bisogna andare un po' a caso. 9A. L'avevo fatto 9A? No. Ok, proviamo anche 9H. Bene. E proviamo un 9 o 9F. Sì. Bene, bene, bene. Ne ho sgamati. Questa volta tu crollerai un pochettino. Ma sono persone, non devo gioire. 12 li hanno fatti fuori parecchi. Anche io sto... Ne sono rimasti pochi. Dai, dai, che ce la facciamo a vincere. Siamo... porca vacca, no! Me ne sono rimasti solo 4. Se lui mi fa una striscia, la striscia di coca, e muoio, 5 me ne sono rimasti, 5. Allora qua ci sono dei posti vuoti. Sul 7A c'è un posto vuoto. Anche sul 7B c'è un posto vuoto. No, sul 7C, scusate, 7C. Proviamo anche sul 3. 3A, 3 molto vuoto. 3E, 3B. Vai, proviamo un po' così, ragazzi. Dovrei aver beccato qualcosa. Sì, qualcosa ho beccato. Anche lui è messo male. Sì, che ti distruggo. Fammi sentire. 9, 9, 9 gliene mancano. 9 gliene mancano. Io ne ho solo 5, mannaggia. Dai, no, 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 no. Ehi, quanti me ne sono rimasti? Me li ha distrutti tutti. Fine. 0. Oh no, oh no. Ho perso. Ho perso. Perdente. Oh no. E quindi? E quindi crollo io ora? Ah. Ah. Cosa? No, no, no. Oh! Melma, ci siamo suicidati perché non potevamo tenere lo stress di aver ucciso le persone. È stato più bravo l'altro. Ma pure l'altro magari si sarà suicidato, perché lui ha detto tanto non sopravviveranno entrambi. Non c'è un vero vincitore. Il PTSD che ti rimane da sta roba a vita. E questa è una critica sociale anche a quello che sta succedendo ora nel mondo, che continuiamo a fare guerre così, in un giochetto dall'alto, dove distruggiamo tutto. Cioè i politici sono là seduti nelle loro sedie a bombardare palazzi, mentre ci sono persone vere lì dentro. Ma è orribile sta cosa. Ah! Aiuto. Avete sentito che c'era uno scoppiettio? Risentiamo. Ecco, quella era la pistola dell'altro, perché adesso, guardando un altro gameplay, ti dice winner. Ti dice winner. Cioè, se tu vinci e comunque riesci a battere il tuo avversario tenendo tutti i palazzi e vinci la partita, ti suicidi con... Senti il pop e alla fine ti spari comunque. Non c'è un vero vincitore. Ragazzi, questo era Concrete Tremor. Veramente un gioco infame, però un gioco di qualità che ci fa riflettere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Link in descrizione se volete provarlo a voi e vedere se c'è qualcos'altro che si può fare, ma credo sia scriptato. Noi ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi.